ragazzi, esattamente devo connettere il PC. Ok. Perfetto. Ci sono, raga? Un secondo, amici, arrivo. Ciao amici, amiche mie, come state ragazzi? Che sudata! Ragazzi, fa un caldo assurdo. Bello Loki! Dovrei mettere qualcosa qua. Aspetta, vediamo che così non dà proprio fastidio la luce. Ciao amico mio, come stai? Hai visto ieri sera che abbiamo fatto una mega lives? Cosa ci posso mettere qua? Lui così, guarda. Il mega. Bene, grandissimo Loki, grande amico mio. Sto preparando le cose incredibili con le nuove webcam, inquadratura dal fianco del volante, inquadratura davanti. Ci ho messo tutta la mattina e alla fine della fiera non sono riuscito. Comunque, prima di tutto ci pettiniamo. Dai, è stata bellissima. Sì, zio Mario è un amico da un paio di annetti che lo conosco su Facebook, aveva già un seguito assurdo, poi ha smesso per il lavoro, cose del genere, si è un po' rotto le scatole. Ha voluto ricominciare e mi ha chiesto a me di andare in live con lui, quindi sono stato veramente felice di aver ricevuto l'invito per la prima live insieme a lui, della sua live, e secondo perché comunque è stata una bella live. Poi ci sono stati dei piccoli, ciao amici e amiche, dei piccolini inconvenienti tecnici tipo l'audio doppio o queste cose qui. Poi quello che ti ho chiesto, sì, assolutamente, adesso devo... Ciao Willis! Grande! Allora, la questione che mi avevi detto tu si può fare, fammi soltanto impostare bene OBS che possiamo... Ah, che bello il gatto, bellissimo, quello è un gatto Pokémon. E dobbiamo impostare bene le questioni del video, quelle cose lì. Quindi è una cosa che si può fare benissimo, ragazzi. Oggi compreremo le F50... È 2 giorni che non gioco Gran Turismo, ragazzi, e veramente sentivo la mancanza. Uno, perché è figo. Secondo, perché è figo. Terzo, perché mi piace. Quarto, ho messo l'Ethernet alla PlayStation. Ho fatto un lavoro pazzesco, Willis, un lavoro pazzesco. Allora, ragazzi, io vi dico che se poi faccio un 3-4 cose mie, se poi volete giocare insieme, possiamo anche giocare, ok?
Willis, grande. Ok, Loki e tutti gli amici che siete entrati adesso, eh. Il problema è che io non faccio live con webcam, va bene comunque, assolutamente sì, entri dentro nel party. Ciao Alessandrino, grande! Oh, mi raccomando Alessandrino! Bevi, ok, bevi, bevi, bevi. Se sei già iscritto al canale, ti stavo dicendo iscriviti, ma penso che sei già iscritto. Ecco qua Alessandrino, un po' di birretta, quella analcolica. E ora si va di setting, grande Willis! Ah, hai capito, hai capito. Il nostro amico Willis che va di settaggi. Allora, quando li trovi fighi fighi, caspita, potresti anche passarceli, amico mio. Così facciamo le cose fighe, perché è vero che non ho tutto sto tempo di provare i settaggi, anche quelli che trovo un po' ogni tanto su internet, no? Però faremo quelle famose live. Assolutamente sì, Willis. Assolutamente sì, con Fortnite, dicevi. Io sto facendo, Willis, le impostazioni di OBS. Perché Willis, puoi darmi con Discord il tuo video e io posso darti il mio. Ok? Quindi è una cosa fighissima questa qui, è una cosa fighissima che nella mia live ci sei anche tu e nella tua live ci sono io. Ciao Monster! Grandissimo Monster! Tutto bene, tutto bene. Tutto benissimo. Ah, mi mancava sinceramente giocare a Gran Turismo. Ho fatto Warzone, già fatto con la musica. Ah, vedi, 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 amico mio. Dai, dai, allora facciamo una bella live Fortnite. Era quello che mi chiedevi, né? Fortnite, di giocare quel gioco lì che è una figata, eh? Ero andato fuori ieri. Eri andato fuori ieri. Fuori nel senso di testa o fuori che ci siamo divertiti? No, 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 dai, è stata bella. Ah no, o forse tu non c'eri, Monster. No, sono andato ospite dall'amico zio Mario XD che ha ricominciato a streamare e le live scambio o due in una a fare ping pong. Le live scambio o due in una a fare ping pong. Figo, figo. Se vuoi, ci sono stasera per fare uno streaming, se vuoi. Allora, il discorso dello streaming però dobbiamo aspettare che funzioni OBS, eh? Prima non posso farlo perché dalla PlayStation non si può fare. L'unica cosa che si può fare dalla PlayStation è che si fa il party e vi si sente la vostra voce. Dovete ancora darmi un po' di tempo, ragazzi, anche perché poi io voglio mettere la webcam di Morris quando giochiamo. Voglio fare queste collaborazioni quando giocherò con zio Mario, la sua webcam, quando giocherò con Willis, anche la sua, quando giocherò con tutti i ragazzi che sono. Però questa cosa qua, amici miei, si può fare solo esclusivamente con OBS e col computer. Lo sto configurando, non è una cosa facile, ragazzi, perché sinceramente è tosto. Con il gatto mi va a scatti, se faccio lo share play e lo butto dentro mi va meno, e infatti ho fatto un paio di test su YouTube, dopo dovrò andare a vederli, se va tutto bene, con la doppia webcam, con le grafiche che per adesso sono standard, ma se poi funziona tutto farò le mie grafiche. Vi chiedo solo un attimino di pazienza. Anche le cose fighe, tipo l'interview, mentre parliamo adesso, invece di vedere l'immagine del gioco ferma, si vede me con la chat e tutto. E ho fatto: oh, Loki mi fa bere un sacco! E allora beviamo! Allora, devo mettere di più, che 50 sto bevi. Ok, Loki? Bella lì, grande ragazzo! Con Massadis. Ok, dai, possiamo partire. Condividiamo su Twitch. Bella lì. Ok, ho condiviso dappertutto. Perfetto. Perfect zone, direi. Ok, allora, come mai? Non mi ricordo. Allora, no, qui stiamo farmando, ragazzi, per comprare la. Intanto che chiacchieriamo un attimo. Ok, andiamo un po' a sbattere sui muri. E vi stavo dicendo, amici miei, allora voi l'immagine la vedete bene, ragazzi, perché ho collegato l'Ethernet, quindi a regola si dovrebbe in teoria vedere un po' meglio, eh? Poi adesso mi dite voi come si vede. Sì, tranquillo. Ok, grandissimo Loki. Lo vedete bene, ragazzi, il video, la macchina e tutto quanto?
perché a livello PlayStation non ho fatto nessun settaggio, sinceramente. Oh madonna, sto robo, come, che casino che fa il volante. Io ho fatto con OBS Ninja, scarichi un intemporaneo, lo dai a chi vuoi, inserire in risorse web OBS e il gioco è fatto. Caspita Willis, io ho fatto con OBS Ninja, cos'è sto Ninja? Io c'ho OBS normale, è un OBS strano? Più figo? Spiegami Willis, per cortesia, cos'è sto OBS Ninja? Aspetta che lasciamo che per fare live doppie, ma si chiama proprio OBS Ninja? OBS Ninja, devo andare a scaricarlo ragazzi. OBS Ninja è fatto apposta che tu fai la roba e fai le live. È un sito web. Ah, e quindi come sarebbe Willis? Cioè vai su OBS Ninja, prendi l'immagine. No, non è da scaricare. Ah, OBS Ninja. Ti registri. Crea a room add to cam create reusable invite. Ti fanno un link temporaneo. Ciao amici, ciao amiche, ti fanno un link temporaneo, ok? Che io lo prendo, lo copio nel mio OBS, tu dici? In risorse, bib, in OBS, ok? Ok, e lui praticamente, ma che cos'è che devi fare? Tipo create stanza? Devi cliccare create a room per fare sta roba, per farti dare questo link? Vabbè Willis, facciamo una cosa, dai. Poi un giorno che non faccio live io, non sei live te, se sei la pazienza, ci possiamo magari sentire. Così puoi catturare l'audio. Ah. Sai che, allora, il mio problema Willis, che io vedo che te ne sai. Allora, il mio problema è... Vabbè, allora, la CPU ho visto... Esatto, bravo Willis, perché sennò è un bordello, Dopo ti passo il telefono. Allora, anzi, se sei iscritto al mio canale Facebook, Marco Drums, ma fai pure Marco Zanesi, e Discord per l'audio. Sì, Discord ho visto. Tra l'altro, se tu hai Discord, se io ti do il mio Discord, tu mi aggiungi e possiamo parlare da Discord, giusto? Discord. Allora, il mio canale, come si fa a vedere il mio canale qual è? Ci si fa una telefonata, esatto. Ma io sono Marco Drums Games Channel, è possibile? In che senso? Il canale, no, volevo che c'eravamo, poi ti do il numero. Allora, Marco Drums Games, sì, io faccio questo, scusa, è questo il mio, aspetta, dovrebbe essere questo, ragazzi. Tra l'altro, chi vuole aggiungermi non c'è problema, perché su Discord io sono così. Eccomi qua, dovrebbe essere questo il mio canale Discord, ragazzi, se volete entrare su Discord con Marco Drums Games dovrebbe essere quel link lì, Loki e Monster, se volete, così ci mettiamo d'accordo anche per nulla, però per bere un tamarindo. Allora, ciao amici e amiche, come state? Aspettate che fa un caldo becco oggi, mi devo pettinare spesso,
perché fa veramente calduzzo, caldello, eh? Calduzzo, non so da voi, ma si fa veramente calduzzo. Ciao amici, amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Ieri è stata una live fighissima dallo zio Mario, sono stato ospite suo, grande, bella, bella lì. Abbiamo giocato un po' Halo, che era un po' che non ci giocavo, bellissimo gioco, con la Xbox Series X. E sto settando un attimino il mio OBS per fare le live più fichissime, Sprite. Quindi datemi un attimo il tempo. E adesso oggi compriamo la Ferrari F50, amici miei. Non andate via, perché andiamo a comprarci la Ferrari F50. Poi tra l'altro non ho neanche visto, sinceramente, sto giocando col pad, perché questa, fare la farming di questa pista non ha molto senso fare. Non ho neanche avuto tempo di farmare per i cavoli miei, ragazzi, quindi di fare sti soldini qua. E l'anello! Grande amico, come stai? Mitico, mitico. Ciao, grandissimo. Ieri sera ero in live da Zio Mario XD. Stasera proviamo di girare un po'. Assolutamente sì, Nello, Marcolino, poi la facciamo una bella lobby. Assolutamente sì. Allora, possiamo farla sia oggi come che stasera, eh. Nello ha detto che vuole farla stasera, quindi non c'è nessunissimo problema. Charger purtroppo non c'è. Gioco PS4. Aspetta, Nello, io non lo so se possiamo giocare. Porca la miseria. Allora, prima di tutto, se vuoi fare e condividere qualche tuo replay, ok, puoi farlo tranquillamente, che io vado a vederli, così vediamo il tuo replay di gioco, o la tua livrea, o che te ne so, una patente, qualcosa che vuoi condividere tu, visto che siamo amici veramente, siamo amici sulla Play, no? Sì, okay. Confermami se siamo amici, posso andare in segui e vedere il replay in live, così vediamo. Certo che sì, io sono da PS4, abbiamo fatto lobby insieme. Ah, si può fare, allora scusate ragazzi, era un'informazione che non sapevo. Perfetto, perfetto, perfetto. Nello, si può fare, dice Loki che si può fare. Ciao Jack, grande. Oh, ciao mitico, come stai, come stai amico mio? Oh, che bello rivedervi ragazzi, era un paio di giorni che non andavo con le mie macchinine preferite, e vi devo dire la verità, un po' mi manca il Gran Turismo, mi manca chiacchierare con voi. Ieri sera ho fatto una live fichissima, ospite da zio Mario, grande, grande, grande. Oh, che bello quel simbolo qui. Grande, grande il mio amico zio Mario, è stata veramente una live fichissima, ci siamo divertiti un botto e ne faremo altre, quindi una bella collaborazione con zio Mario. Poi c'è la collaborazione con il mitico Morris con Warzone, il mitico Willis, voglio incominciare a collaborare col mitico Willis, ragazzi miei, seguite i loro canali, che sono veramente zio Mario XD, Willis, Morris Gamer trattino FPS, mi raccomando. Diciamo che una bella collaborazione con Willis, vi stavo dicendo prima, con Fortnite, che è una figata, lui è bravissimo, tra l'altro quando va a vedere le sue live vince spesso. E mi raccomando di passare sempre dal grandissimo Marco Drums Games, amici miei, mi raccomando. Qui fa un casino sto volante che mi sta deconcentrando. Stai calmo volante. Sto il volante indiavolato oggi. Grande Loki, bravissimo, così si fa. Si seguono i nostri amici della chat, Bravo. Grande Loki, sei proprio bravo. Allora, dobbiamo... Allora, fammi correre un po' e poi dopo... Mi sa che non ho guardato bene, ragazzi, e rimaniamo senza la benza, eh. Mi sa che rimaniamo senza la benza, amici miei. Ce la facciamo tutta 30 all'ora, che vi devo dire. E praticamente delle belle collaborazioni, in più giochiamo il nostro gran bel Gran Turismo, il Formula 1 2022, ragazzi, l'ho già ordinato, quindi arriverà. E dopo possiamo anche fare delle serate a Blood Hunt, che è quello dei vampiri. Ho scaricato Multiversus in alfa, si potrebbe provare anche quello, è veramente figo Multiversus.
Però io lo so che a voi come a me piace i giochi di macchine, ragazzi. Comunque si vede bene, mi confermate che si vede bene il video e tutto. Ho attaccato il cavo Ethernet oggi, che andavo prima in wifi, però sinceramente credo che col cavo Ethernet dovrebbe essere migliore perché è quasi un doppio. Ma lo sai che quando esce il Formula 1 esce il mio compleanno. Davvero? Dai, al 1° luglio. Oh, grande. Ma il Formula 1 esce il 1° luglio? Allora, ti devi, allora, prima di tutto Loki mi devi ricordare, perché io ho una memoria veramente di cioccolatino. E poi ti faccio la, ti canto la canzoncina, amico mio, assolutamente sì, Loki. Me lo devi dire, così ti, ti cantiamo la canzone, la canzoncina di compleanno, ragazzi. Ti cantiamo al 1° luglio la canzone di compleanno al mitico Loki. Qualcuno mi ha detto di bere. Sì, vedo dei bevi. Beviamo, ragazzi. Un po' di birretta. No, non è la birra, perché sennò poi vado tutto storto, ma è tè verde. Perché abbiamo... Oh, quante belle icone! Mia moglie mi ha detto che devo bere tè. Comunque è buono. Ok, dai, corri. Io voglio prendere i soldini per comprare la F50, ragazzi, che poi tra l'altro mi sembra di aver visto... Allora, io devo ancora fare la patente, è l'ultima patente che mi, manca, ragazzi, che veramente quello è tosterella. Poi bisogna andare a scaricare le livree che ha fatto Sharder, ragazzi. Sharder ha fatto due livree. Effettivamente ha fatto due livree Sharder, il mitico Sharder. E poi Sharder oggi non c'è, che è un compleanno, mi sembra una crema, ma non lo dire, me l'aveva detto prima, quindi o forse c'è stasera o domani, senza problemi. Il mitico Sharder, che facciamo una bella lobby di corsa. E poi ci sono tante gare, si può incominciare a fare tutta la parte online, che per adesso non vedo l'ora di vederle. Sì, adesso fammi finire questi tre giri e poi andiamo a vedere le livree che ha fatto il mitico Sharder. Non so di che cosa. Allora, dovrebbe averne altre 4-5 da fare, dopo vediamo un attimo. Grande Willis, grandissimo Willis, mitico Willis. Una bella collaborazione con Willis, ragazzi, ci sta, perché è troppo simpatico e nella sua live è una figata, e sono bravi in Fortnite, quindi magari posso anche imparare a giocare a Fortnite con lui. Certo che saltellare e costruire mentre spari, quello non è una cosa da me. Stavi docciando, grande, bravo. Grande Loki, bravissimo. Il mitico Willy si stava docciando. Fai solo che bene, perché fa un caldotto, ragazzi, e non siamo ancora arrivati in estate, quindi aspettiamoci di vedere Marco Drums col ghiaccio in testa, perché ha acceso il ventilatore a manetta, ragazzi, ma sembra spento, eppure non è ancora estate, quindi siamo davvero messi bene, malissimo. A livello proprio di stagioni, ragazzi, cosa preferite voi? L'estate, primavera, autunno, inverno? Dai, scrivetelo così. Taglio, erba, orca miseria, amico mio, quando c'hai, immagino, altro che giocare, Willis, guarda che fare quei lavori lì t'ammazza, poi sotto il sole magari, mamma mia. Allora, estate, dice il mitico Loki. Ok, io ti dico la verità, io la primavera è quella che amo di più, non ho allergie, quindi non ho il problema che ha tanta gente, poverini, che hanno le allergie. Qualcuno lo dovrà fare, qualcuno dovrà farlo quel lavoro lì, mitico Loki. Il mitico Willy si è messo dietro a votare, a fare. Allora, io ho tanti di quei lavoretti da fare qua a casa, ragazzi, non ho voglia di fare niente. Più che altro ho voglia di giocare, giocarli, stremarli, stare un po' con voi. E oggi Carla è andata a fare taglio capelli a mio figlio, quindi non c'è. Probabilmente stasera magari c'è il gioco anche lei, vediamo un attimo. 5 seconds. Allora, vi dico che se volete fare un po' di puntozzi, questo è il modo giusto di farla. Orca, non l'avevo mica vista sta macchina, è viola. Ma come fai a prendere una macchina viola? Cioè, poi non si vede. Vabbè, peccato che è giorno, però non si vede neanche di giorno la macchina viola. Questo è il modo con la Toma, la X.
per farmare in poco tempo, anche se poi ho visto dei bei 2 minuti lì di fianco, eh? 2 minuti, 1.37, ci vuole pochissimo, non c'è sbattimento, potete farlo tranquillamente mentre fate altro, tanto non dovete stare a fare curve perfette, sennò poi dopo vi prendono, qui praticamente non vi prendono più. E siamo arrivati al penultimo giro, dai ragazzi, vediamo se riusciamo ad andare a comprare la nostra F50, se no facciamo un po' di gare e al massimo la F50 la campiamo stasera, non so cosa dirvi, perché o facciamo prima qualcos'altro e poi ci facciamo un'altra pista di queste qui a farmare, così ci divertiamo insieme, chiacchieriamo un po' e soprattutto compriamo la F50, che è una figata di macchina, mi manca. Ho quasi terminato, adesso vi faccio vedere bello Forza Horizon 5. Sì, ci ho giocato, l'ho portato anche in live, se vai l'occhi sul mio canale YouTube vedrai le live. Allora, diciamo che a livello grafico, secondo me, Gran Turismo 7 per... esiste anche quello prima? Poi il piacere, esatto, bravo Willis. Prima c'è quello e poi il piacere, bravissimo. Allora, a livello grafico, io sinceramente che le ho tutte e due sulla stessa TV, che va sia in VRR che Dolby e tutto quanto, Dolby Vision, io vedo veramente più lo sa Lotti, lo sa, Lotti è bravissimo, e lo vedo, a mio punto di vista, poi ognuno c'ha il punto di vista che vuole, lo vedo più bello graficamente questo, più reale, più simile alla realtà, e poi chiaramente è comunque un simulativo, sempre comunque non a livello di assetto corsa, che ragazzi io ci ho giocato 6 mesi e mi sono venute fuori le orecchie dagli occhi, perché quel gioco lì è veramente uno stress, eh? Cioè, qualsiasi cosa ti dà la penalità, non puoi uscire un attimino, qualsiasi tipo di errore minimo, ma minimo sei fuori, è proprio una simulazione, quindi diciamo che è un simulativo arcade. Forza Horizon 5 arcade, eh? Puoi andare addosso tutto, spacchi tutto, non c'è nessuna cosa reale di gameplay. Guardate che bella la tuta, ragazzi, Shard 98 Design Salento, Powered, bellissima. La mia tuta, oh, non riusciamo a comprare la Ferrari, bisogna fare un'altra gara. E quindi mi sono perso. Non so più cosa stavo dicendo. Vabbè, fa niente. Voilà, Frac! Grandissimo! Grande Frac, hai visto che bella la live di ieri con il mitico zio Mario, eh? Bella livettina. Ci siamo divertiti, ci siamo fatti una live diversa dal solito, adesso collaborerò anche con l'amico Willis, infatti ho detto Williams e sapevo già di aver detto una cazzata, con l'amico Willis su Fortnite. Sono stato tutta la mattina, amico mio, dammi 1 milione, dammi la macchina, dammi pochi soldi, porca la miseria, oh. Sto gioco ce l'ha proprio con me, eh? O un po' con tutti. Cioè, io cosa me ne faccio di 30.000, raga? Cioè, vabbè, piuttosto di buttarli via, prendiamo anche 30.000. Questo è un 5 stelle, eh? Un 5 stelline. Vado a Torino a fare shopping. Sono passato per un sacco. Oh, grandissimo! Oh! Che cos'è questo? Non ce l'avevo! Dai! Greddy... Furi, buscio di culo, scusate il termine ragazzi, ma questa macchina non ce l'avevo, la Greddy. Beh, dai, ci sta, grazie gioco, grazie, prima mi hai dato pochi soldi, adesso mi hai dato la macchina, e la Greddy non ce l'avevo sinceramente, eh? Che macchina è la Greddy? Boh, mai sentito, andiamo a vedere che macchina è, scusate. Uè, Lucas! Grandissimo! Ministro del mondo! Guarda qui che macchina mi ha regalato il gioco, Lucas! Ma che macchina è la Greddy? Non ho mica capito che tipo di macchina è. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi! Ma questa è tipo una macchina americana, secondo me. Andiamo a provarla, dai, andiamo a provarla subito.
Allora, dobbiamo anche farvi vedere. Ciao Lucas, ciao a tutti, benvenuti, buon sabato a tutti ragazzi, mi raccomando. Oh, Lord, guardate ragazzi, la macchina di Lord che ha fatto Sharder. Ma dai, guardate raga, bellissima, vediamo un attimo. Lord Gimbal su live on Twitch, mamma mia, Sharder, che roba. Dai dai Loki, che prima o poi te la fa anche te, mamma che bello. Oh, Sharder sta diventando un grande, non c'è oggi ragazzi, alla NASA ha messo anche sì, non c'è oggi perché è andato a fare qualcosa di strano, tipo Marco Drums Games. Viva Marco Drums Games. Loki, oh, Loki, non mi ero collegato da 2-3 giorni, grazie amico, grandissimo, ok, bellissima, guarda qua che roba, grande, grande Loki, grazie, grazie amico mio, guarda che roba, vediamo un attimo, andiamo a vederla. Un bel replayozzo, eh? Vediamo un attimo. Beh, vediamolo da fuori però. Vediamo se è la fa dedicata al mio canale. Certo, quando la fa poi ti chiederà come. Certo che poi l'idea è sua, eh. E questa è quella che. Questa è quella di Shard. Questa è il modello Shard. Dove devi farla anche con Marco Grande. Questo è il modello Shader, proprio con la livrea Shader, grandissimo. Vediamo un attimo l'altra. Ok, seguiti. Bella questa qua. Eh sì, le idee sono sue, però fa di quei capolavori. Chiaramente gli puoi dire degli adesivi da mettere piuttosto che altre cose, quello è chiaro, quello è chiaro Loki. Bella, bella, guardate la macchina di Loki. Ah, questo è della Pata, vediamo un attimo il mitico Loki. Bella, vai di drift, vai di drift, fai stridire le gomme, tira sul fumo, eccolo lì, bravo. Bravo, 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 dai, tu sarai il nostro driftatore, Loki sarà il nostro driftatore, quando ci saranno le competizioni da driftare andrai tu al posto nostro, almeno al posto mio, perché allora io avevo visto Sharder che ne avevamo messe due, boh, allora è una sola, aspetta fatemi vedere un secondo, One second please amici, come state? Tutto bene? Tutto bene a tutti ragazzi? Allora, aspettate un secondo. Sì. Era una. Eh beh, l'importante è devi sempre, sempre migliorarti, ragazzo. Sempre, sempre migliorarti. Sta scrivendo a Sharder che l'abbiamo vista alla livrea ed è uno spettacolo, uno spettacolo. Allora, andiamo a provare un attimo questa Grady Fury su che pista, su che pista? Andiamo qua. Tanto per provare una macchina diversa, dai. È assolutamente
con la CPU scarsissima, perché qua io so già che farà paura sta macchina. Allora, dai, 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 dai. Vediamo se frena. Beh, beh, beh. Oh. Devo dire la verità. Oh. Frena, Grady. Non è niente male, ragazzi. Scusami, Viper. Ci sono andato un po' addossino. Oh, bella col legno. Ci sta però, eh. Tanti cavalli ha questa macchinetta, eh. Però ragazzi, non si porta male, eh. Questa mi è stata regalata col biglietto giallo prima, eh. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Oh, in prima Marco Drums Games, ma non si può andare in prima a 150 all'ora. In prima, sei un pazzo psicopatico. Ok. Allora ragazzi, sto vedendo di fare in modo di abbellire il canale. Lasciatemi ancora un po' di tempo per poi facciamo delle live e delle cooperazioni anche col mitico Willis, col mitico Morris e col mitico zio Mario XD, che l'abbiamo fatto anche ieri sera, ragazzi, è stata una figata assurda. Io ripeto sempre, iscrivetevi anche ai loro canali, ragazzi, di zio Mario XD, di Willis, di Loki ha il canale anche lui, e di Lord, chi più ne ha, chi più ne metta. Se Bruschetta, se Monster e gli altri la volete nel vostro canale, potete far pubblicità al vostro canale, ragazzi, eh? Sapete che qua da zio Marco, adesso sono tutti, mi è venuto ieri sera continuavo a chiamare zio Mario, adesso mi è venuto lo zio Marco, dal vostro zio Marco, eh? Però sono uno zio che non vi dà la mancia, non ve la do neanche, si è fregato. Quindi non chiedete la mancia dal zio Marco Drums Games, se no poi mi si arrabbia il criceto qua dietro, eh. Attenzione a non fare arrabbiare il drago, perché sennò, ragazzi, sono cavoli amari. Infatti ieri sera glielo dicevo zio Mario di non fare arrabbiare il drago, perché poi diventa... Ciao Giovanni! Oh, amico mio! Quanto tempo è che non entri? Come è andata la scuola, amico? Come stai, Giovanni? Gli avevo detto anche a Morris l'altra sera se volevi entrare a giocare con noi, tu e Chris. Poi però credo che era un po' tardi, sinceramente. Voi ci avete ancora a scuola un paio di settimane. Dai, che dopo, quando finite la scuola, Giovanni... ci facciamo delle mega warzonate, eh? Poi ci sono anche altri giochi. Io ho avuto l'accesso alla alfa di Multiversus, tra l'altro ho fatto un video se volete vedere com'è il gioco, perché non andate mai a vedere i video di quelli grossi youtuber che sono noiosi, andate a vedere i video di Marco Drums Games su YouTube. Ho fatto il mio video ieri notte. Oh, bravo Giovanni, così ti voglio. Adesso concentrati con la scuola, che sono le cose importanti della vita. La scuola, il lavoro. Io tutto bene, grazie. Sono veramente stanco Giovanni, perché il caldo in officina meccanica, sui controlli, centri di lavoro, sui toni a controllo numerico, veramente, a parte il caldo, buttano fuori anche l'olio emulsionante, quindi è veramente stancante. Poi torni a casa, non è che c'è calore, ti fai una bella doccia, ma una volta fatta una doccia fredda mezz'oretta passa quella cosa così, no? Io una volta, quando ero nell'altra mia casa, avevo la piscina da 6 metri per 4 e quindi ogni tipo 20 minuti andavo giù a buttarmi in piscina. Adesso qui non ci abbiamo la piscina, allora dobbiamo buttarci in doccia, ma non serve a nulla, quindi a volte... Poi quando devo correre così col volante è un casino Giovanni. Allora, sto facendo tutte le grafiche nuove, vabbè, quelle arriveranno un po' dopo, però stavo facendo tutte le impostazioni, Giovanni, per giocare con OBS, e così si potrà boom, anche vedere la faccia, la webcam di Morris quando facciamo, eh. Alle 4 devi uscire, porca loca,
Va bene, dai, allora rimani qualche minuto con noi ancora, che chiacchieriamo un po'. E sto facendo tutte le grafiche su OBS, Giovanni. Le impostazioni con la doppia webcam, addirittura, una che inquadra il volante e l'altra che inquadra il facciozzo. E niente, e diciamo che sto lavorando un po', però a fare tutti i setting di OBS e Streamlabs davvero ci vuole un po' di tempozzo, eh? Ci vuole un po' di temporello. Anche perché sinceramente tra fare video e fare roba, comunque, se volete vedere com'è il Multiversus, che è il gioco quella della Warner Bros dove ci si picchia di brutto, andate tutti sul mio canale YouTube. Adesso vi metto anche le informazioni per il canale YouTube, eh. Loki o Giovanni o qualcuno che è in chat, mi fate una cortesia, voglio vedere se funziona il bot. Scrivete punto esclamativo mitico. Se qualcuno che può farlo, ragazzi, voglio vedere se funziona il bot che ho impostato stamattina. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze, eh? Grandi, grandi Marco Drums Game. Grande. Giovanni, devi collegarti. Ah, eccolo lì. Grande Giovanni. Oh, zio Ma! Grande, stavo parlando di te con i miei amici, zio Mario, che abbiamo fatto una live pazzesca. Ci siamo divertiti un botto, mamma mia. Sono andato a rivedermela anche stamattina, zio Mario. È stata una cosa fighissima. Tra l'altro, amici miei, andate a iscrivervi al canale di zio Mario XD, eh. Avete visto che è entrato adesso il mitico zio. Lui purtroppo, il suo lavoro, che è una figata, che fa il cuoco, però non c'è la sera, quindi diciamo che la live di ieri sera fighissima, e sono stato ospite suo, grazie a zio Mario, è stata una figata assurda, ma è lui in ferie, perché poi dopo, se faremo altre live, credo che o si prendono i giorni di ferie o le faremo di pomeriggio, però sono sempre fichissime, delle belle collaborazioni con lo zio Mario. Oggi ho parlato anche per collaborare con Willis, grandissimo, grandissimo, con Fortnite, che lui è grande. Bello gioco che hai portato prima, bellissimo. Sì. Ovviamente lo vado live la sera. Ah, riesce a fare la sera? Non durerà a lungo. Ok. Vabbè, oh. Quando si riescono a fare la sera, zio Marietto, poi ci mettiamo d'accordo. Lo so che tu la sera lavori. Vabbè, tu la diciamo, hai anche la gente che può venire a vederti a pomeriggio. I miei amici, quando vai live, sicuramente se sono a casa e non hanno niente da fare, verranno dentro a vederti, amico, come Willis, come tutti quelli che hanno il canale. E comunque è stato veramente divertente, è stato divertente. È stato bello anche Halo, perché era un po' che non ci giocavo. Io sono un po' nabbo in verità, per riuscire ho le mie tecniche. Grande Willis! Così si fa! Dai che si beve un po'! Beviamo, raga! Ah, diciamo che bella fresca, ma gioca un piacere. Grande Willis, ma sei in grande, sei un mitico, dai. Top non è nessuno, tu sei mitico, basta. Diciamo che è così. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Guardate il casco da tuta, che figata, ragazzi. Grazie a Sharder, ragazzi. Qui mi sono spettinato un po' a fare sta gara. Sono arrivato primo, eh. Sono arrivato primo. Grazie, amico mio. Grazie, Willis. Guarda qui, Willis. Sono arrivato primo. Ci sta. Questi occhialini, ragazzi. Questi occhialini sono fichissimi, eh. Sono fichissimi. Fanno il loro sporco lavoro. Allora, questa macchina non l'ho comprata, mi è stata regalata col biglietto da 6. Allora, se non mi ricordo male, era 5 o 6 stelle, però era giallo. Non ce l'avevo sta macchina. Ragazzi, io sono riuscito a comprare tutte le macchine del gioco America e Europa. Che forse tra l'altro l'Europa non ce l'ho ancora tutte. Ciao Giovanni, ciao grandissimo. Allora, prima di tutto, salutami i tuoi genitori, salutami Chris e salutami il mitico Morris, ok? Tu che lo vedi o lo senti per telefono, una roba un'altra. Giovanni, io sono in live anche stasera dalle 21 in poi, domani alle 15
e domani sera alle 21. Quindi quando sei libero, Giovanni, passa a trovarmi, che è sempre un piacere per me. Ok, Mitico? Ciao, Mitico. Ciao, Mitico. Buona giornata. E se sei in giro, fai pubblicità al canale. Se vai a comprare qualcosa, dici, compri il gelato, dici, Mitica che vende il gelato, iscriviti al canale di Marco Drums Games. Dai, 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 Mitico. Porta gente sul canale, così ci divertiamo. E ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti a... Ride adesso. Se, anche quello per vai a comprare le scarpe, dici, ascolta, calzolaio, fai una bella cosa, iscriviti al canale di Marco Drums Games, se no non ti compro le scarpe. Allora vedrai che si vanno a scrivere, ma ti devi fare, devi farti dare il telefono e fai tu l'iscrizione, eh? Perché questi qui ti dicono di sì, poi non lo fanno, per vendere la scarpa, eh? Ecco, ecco. Ciao, Mitico. E ragazzi, se siete dentro e non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi immediatamente, ok? Grazie, grazie, grazie. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Questa macchina non era male, eh? L'ho avuta col biglietto 5 stelle e diciamo che non era male. Vieni, amore mio, vieni, Olly. Olly? Vieni, tata. Dai che è arrivata Olly. Oh, e va di là. Vieni qui, patata. Vabbè, niente. Olly non c'ha voglia di venire di fianco al suo papozzo. Lasciala. Allora, vi faccio vedere una piccola cosa, eh. Auto usate, dopo ci sarà un sacco di cose, ragazzi, da fare su Gran Turismo, eh. Non pensate che è finito qui, dobbiamo fare le gare online, dobbiamo fare le gare tra di noi, c'è un botto di roba, devo finire la patente, e l'ultima patente che veramente quella lì mi farà dannare, magari no. Però io credo proprio di sì. Allora, eccola qua, raga. Questa 3 milioni e 3. Mi manca il 300.000. Che cos'è che hanno messo qua? Playmouth. Gear roster. Mamma mia che rottame. Però dobbiamo comprarla, eh. 1 milione e 6. Allora, la comprerei anche adesso, però poi non riesco a comprare per 300.000 la F50, amici miei, dai, andiamo a fare un po' di gare. Fai una gara a Tokyo, esatto, faccio una gara a Tokyo e la compro. Ma sì, dai, andiamo a fare una garetta a Tokyo, cosa dite, ragazzi? Facciamo una gara a Tokyo così compriamo la F50. Grandissimo, grandissimo, Kevin, grande che sei entrato tu a darmi l'idea. Bravo, bravo, amico mio. Allora, ragazzi, l'amico Kevin, che ha anche lui il canale, andate a iscrivervi al suo canale, ragazzi, che anche lui streama, purtroppo, come dice qualcuno, con la L, c'ha la play scassata. Uella, uomo tigre! Grandissimo! Come stai? Caspita, uomo tigre! Quando entri dentro mi parte la canzoncina nel cervello e ormai è automatica. Porca miseria! Devi cambiare il nick! No, scherzo. Però è vero, ragazzi, cioè, è una cosa assurda, Quando si vedono troppi cartoni animati, troppi... Era un cartone animato, mi sembra, no? Sì, credo proprio di sì. Allora, tutto bene. Io tutto bene, grazie. L'importante è che stai bene anche tu, che vi state divertendo, vi state spaparanzando a casa, sul divanello, in veranda, o quello che è, insomma. È come un disco... È assurdo, ti giuro, c'ho il cervello che è dato in pappa. Allora, ieri sera, Uomo Tigre, ho fatto una live fighissima. Tra l'altro, andate, se volete, iscrivervi anche al canale di Zio Mario XP, di Loki, il canale che... Siamo tutti streamer, comunque, ragazzi, tutti bravissimi, Il canale di Soul TV, che è qui il grandissimo Kevin. Quello di Willis, che voglio fare anche delle collaborazioni con Willis a Fortnite. Adesso tra un po' farò funzionare OBS fatto bene, perché ieri lo zio Mario mi ha fatto venire la voglia di far funzionare bene OBS. Sono stato qua tutta la mattina, sono quasi riuscito a farlo funzionare bene, anche se ogni tanto mi fa qualche scatto, però sinceramente non riesco proprio a capire la motivazione, anche se il computer va veramente, lavora poco, lavora tipo il 30%, quindi è una questione di impostazione, non lo so. Comunque devo vedermela io sta cosa. E con Loki ci ho giocato l'altra sera su GT. Grande uomo tigre, vedi? E perché non mi fa giocare a me, a Loki e con te,
Adesso dobbiamo provare, eh? Se volete provare possiamo anche farlo dopo. Appena vuoi, vai alla vetrina, per favore, c'è un favore, una sorpresa per te. Oh, mi hai fatto andare a sbattere. Sì, adesso vado, eh. Dovresti mettere un comando per tutti sti canali. Amico mio, non è che non voglio farlo, me lo devi dire tu come si fa. Dai, un giorno, un attimino di tempo, e si fanno tutti i comandi coi bot. Già ragazzi, fatemi un'altra cortesia, scrivete punto esclamativo mitico e vedete cosa succede. Scrivete punto esclamativo mitico, ragazzi, dai, scrivetelo. Devo fare anche che se, tra punto esclamativo mitico vengano fuori tutti i social, dovrei fare sta cosa, invece non l'ho fatta perché mi sono assolutamente dimenticato di fare tutti e ho fatto solo Twitch. Solo che voi siete da Twitch, quindi non è che proprio sia una cosa sapere il mio canale Twitch, ecco. Esatto, grande Loki, grazie. Eccolo lì, bravo uomo tigre. Facendo io mitico viene fuori il mio canale Twitch, che non serve a nulla perché voi vi siete già iscritti, però fa niente, è fighissimo farlo. E invece dovrò aggiungere che quando scrivete il mitico viene fuori anche TikTok e tutti gli altri canali, così potete anche iscrivervi a tutti i social miei e rimanere in contatto, anche proprio per poterci scrivere anche quando non siamo in live. Ecco, grandissimi ragazzi, ragazze, benvenuti. Se non siete iscritti, iscrivetevi subito al canale, mi raccomando. E buon sabato pomeriggio a tutti. Oggi è il 20 e qualcosa, il 21 credo. Siamo quasi vicini a luglio e amici miei, il 1° luglio c'è compleanno di Loki. E amici di Twitch, amici miei, dovete dirvi il vostro compleanno, perché quando fate il compleanno vi collegate alla live, io vi canto la canzoncina, ok? Ho fatto il mio compleanno il 17 maggio, è stato bellissimo. E quindi quando voi fate gli anni, venite dentro anche solo per un saluto, vi canto la canzoncina e andate, ma venite a trovarmi, così vi faccio gli auguri in live, amici miei. E se per caso fate qualcosa di figo, vi laureate, comprate la macchina, la casa, vi sposate, qualsiasi roba, venite dentro a dirmelo, così non è che voglio farmi i cazzi vostri, ma più che altro vi faccio le congratulazioni in live, ragazzi, perché queste sono le cose belle della vita. Ma a me canti quella di na 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 ni, na 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 na, o non si può cantare quelle parole, ragazzi, perché parte subito il ban del copyright e dopo al terzo c'è lo strike, quindi. Però è come la Giulia, no? Che na 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 na. Poi chiaramente voi associate le parole al na 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 na, no? Na 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 na. Non si può la musica, ragazzi, è peggio che non si può, la musica non si può fare assolutamente niente. Infatti non so se notate, non ho messo neanche la canzoncina di Gran Turismo o quando gioco con qualsiasi gioco, anche su YouTube, ragazzi, andate a vedere il mio canale YouTube che c'è un sacco di giochi. Ho portato ieri sera, sono stato fino alla 1 di notte per potervi portare più velocemente possibile la alfa di Multiversus, che è quel gioco fighissimo che si può usare Taz, si può usare Steven Universe e tutti quelli lì, Wonder Woman. E c'è sul mio canale, ho fatto un bel video di presentazione, così potete vedere la parte del tutorial, è un pezzo di una scazzottata del nuovo gioco Ubisoft, del Warner Bros, che tra poco sarà disponibile per tutti gratuitamente, ma potete già vederlo sul mio canale un pezzo com'è insomma, e quindi andate a iscrivervi sul mio canale YouTube. A parte il canolozzo YouTube, che poi tra l'altro ho fatto dei video anche interessanti con Bus Simulator, Tourist Bus Simulator, poi ci sono i video, se volete vedere, Farming Simulator, tutti i simulatori, siamo tutti simulativi. Ci sono i video un po' vecchiotti adesso, perché è un po' che non gioco ad Assetto Corsa Competizione, Ride, tutti i giochi di moto, motocross, un sacco di roba, 1200-1300 video, quindi se vi piace andate a vedere. E ci sono anche i video per farmare i soldini come sto facendo io adesso, ragazzi, che sto correndo con una macchina incredibile. Guarda la chat, aspetta, XD, cosa hai fatto, il baby? Loki ha riscattato, baby,
E beviamo, ragazzi, fermiamoci un attimo che devo riscattare tutti i bevi di Loki. Grande amico mio. Però se c'era una birretta era meglio, eh. Sto bevendo il tè verde perché mia moglie mi sta mettendo in dieta, che c'ho il pancione, ragazzi, e dovrei andare a camminare con lei tutti i giorni, che lei adesso con il mitico 4 bevi. Cazzo, mi fai andare in bagno dopo, Loki. Dai, ho bevuto una volta, poi l'altro giuro che bevo ancora dopo. ho visto che ne hai fatti 4, ma pensavo che una bevuta poteva bastare. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Buon sabato pomeriggio, non ci pettiniamo perché dopo una gara, sapete che con il casco i capelli vanno un po' a quel paese. Allora, abbiamo 6 giri. Oh, abbiamo appena cominciato. Perché sto farmando, amici miei e amiche di Twitch? E se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, grazie, grazie, grazie mille. A questo mitico canale di Twitch, che se vi iscrivete in 4 arriviamo a 540 oggi. Dai, 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 amici, amici. Se siete già iscritti, vabbè, grazie mille. Stiamo farmando un po' per andare a comprare la Ferrari F50. La Ferrari F50. Diciamo che a livello proprio di auto ho comprato un bordello, ho comprato tutte le americane, anche se poi secondo me qualcuna forse ne esce fuori solo dal. Ai, 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 scusate, ragazzi. Ho perso il coso e si è andato a schiantare la macchina. Anche secondo me tante usciranno soltanto tra le auto storiche, quindi non si possono andare a comprare e usciranno solo sulle auto storiche. A livello però di concessionario ho comprato tutto, e mancano un po' di giapponesi. È solo che adesso col farming. Questo qui lo dovevo fare stamattina, così poi potevamo comprare la macchina tranquillamente e andare a correre. Invece purtroppo stamattina ho fatto delle cose con OBS per poter migliorare la grafica del canale, quindi non ho potuto farmare. Ma basta solo questa garetta, quindi portate pazienza, 6 giri, andiamo a comprare la Ferrari F50 e la andiamo a provare. Che poi tra l'altro, amici miei, io avrei bisogno anche di un bel settaggio, eh. Avrei bisogno di un bel settaggio di quella macchina. Grazie Willy, sei grandissimo coi beat, grazie, grazie amico mio. Ah, sei troppo forte, Willis. E dobbiamo fare una bella collaborazione, davvero. Ragazzi, ho collaborato ieri sera con il mitico zio Mario 3, è stata bellissima, una serata fichissima. La prossima live la facciamo da me. Io sono andato come ospite, ospite per l'apertura del suo canale, ragazzi, che era fermo da un po' di anni. E il grande zio Mario, per fortuna, ha voluto ricominciare a streamare, perché è fortissimo. E vi dico la verità, io e lui insieme spacchiamo davvero di brutto, eh. Era stata una figata, potete andare anche nel suo canale e vedere la live streaming di ieri sera, eh. E niente, amici e amiche mie, noi intanto corriamo. Stavo dicendo che al primo giugno, primo giugno o luglio, quando è che fai gli anni, Loki, scusa? Quando è che esce Formula 1? Non lo so neanche. Per fortuna c'è Loki che mi dice le cose, sennò non c'ho più memoria e niente, ragazzi. Vediamo quando Loki risponde, perché dovrei andare dietro nella chat, ma sto correndo, non riesco. Se Loki mi dice quando esce il Formula 1 ed è il suo compleanno, io il 1° luglio, quindi maggio, giugno, ah, ancora fra un mese. Caspita, sai Loki, pensavo che era da settimana, invece c'è giugno prima di luglio, effettivamente, effettivamente. Dovrebbe essere così, eh? Giugno viene prima di luglio. Vabbè, allora c'è ancora un mesetto che possiamo giocare tranquillamente a Gran Turismo e al 1° luglio, a parte che festeggiamo in live insieme al Formula 1 2022, al Day One Edition, che andiamo a correre col Formula 1 a Miami. Io voglio subito andare a correre a Miami, ragazzi. La prima pista che voglio fare col Formula 1 nuovo è andare a correre a Miami. E poi festeggiamo il compleanno del mitico Loki, il nostro amico qui in chat, grandissimo, che anche lui è canale. E farà parte, credo, un 95% del team Marco Drums Games Racing. Dopo pian pianino, quando il mitico Shard era a tempo, gli farà una bella livrea al mitico Loki. E chiaramente, ragazzi, possiamo giocare insieme, possiamo farci delle belle lobby, farci una bella corsa corretta, oppure se si parte con sportellate ci divertiamo a sportellarci. Basta che iscrivete il mio canale Twitch e ci scambiamo l'ID della PlayStation, eh?
comunque tra un po', per chi è rimasto dentro, possiamo anche farci una garetta insieme. Il mitico Kevin, che lo vedete spesso da me perché è mio amico grandissimo, che mi aiuta anche stamattina, è stato qua a sbattersi poverino, a aiutarmi a far andare OBS. Per fortuna c'era lui, se no ero a un quarto di quello che sono arrivato stamattina. E alla PlayStation in riparazione, avete capito bene, avete capito bene. Purtroppo gli si è scasciata e 2-3 settimane è rimasto, rimarrà senza PlayStation. Quindi è la motivazione per cui non vedete il mitico Kevin, ma viene dentro a trovarci in live, eh? Bella lì ragazzi, dai, allora facciamo questa garetta e poi andiamo a comprarci la Ferrarina F50. Poi tra l'altro c'è anche una macchina che mi interessa che si chiama Playmoth, penso si pronunci così in inglese, anche se il mio inglese non è il massimo. E ogni tanto quando entra qualche bot che vuole vendermi qualcosa, io gli rispondo, solo dopo riesco a capire che è un bot e non dovevo neanche rispondergli, però fa niente, è importante. Sta anche a Stream Elements, rispondo, lo ringrazio, quindi ci sta che entra un bot e ci parliamo insieme. Comunque. Allora. Stasera faremo anche alle 21 un'altra bella live. E giochiamo insieme, ok? Quindi ragazzi, se volete giocare insieme a me, insieme a Loki, insieme a Monster, insieme a chi più ne mette, chi è Uomo Ragno, ma l'OBS lo colleghi alla Play tramite il gatto, sì, bravissimo. Però Uomo Tigre, io ho un problema con il gatto, magari se tu me lo risolvi davvero, guarda, ti do 1000 miticoin gratis. Allora, io ho preso l'HD, vabbè, la 60S Plus, mi sembra, quella col più, no? Che è quella nuova, che non ha i driver da aggiornare, che ha il 4K pass-through, che quindi fa il passaggio diretto. Oh, Uomo Tigre, oh! Io vedo... Ho un problema, oh, dimmi prima il tuo problema, poi ti dico il mio. Non dirmi che è lo stesso. Uomo Tigre, ho paura di quello che stai scrivendo. Ho seriamente, intanto che mi va la canzoncina. Questa la canzoncina ce l'ho dentro nel cervello, però non è che posso dirla. È come ieri sera con lo zio Mario che continuava a ripetere aspetta, cos'è che diceva zio Mario? Sei ancora in live zio Mario? Un uccello era, che lui la canta benissimo, no? Perché essendo napoletano ha cantato la canzone perfetta, come si fa, anche una bella voce tra l'altro, però mi faceva troppo ridere perché diceva sto povero pennuto qui che non mi ricordo più com'era, e mi è entrata nel cervello ieri sera ce l'avevo, fino a stanotte ce l'avevo nel cervello, oggi è uscita. Non me la ricordo più. Quando colleghi il cavo monitor all'uscita. Allora, ma tu sei su PlayStation? Perché se tu sei sulla PlayStation, amico mio, devi disattivare nelle impostazioni HGPT, quella roba lì. Devi per forza disattivarla. Se disattivi quell'opzione lì te la vedi. Se l'hai già fatto, azzo. Sì. Ah, l'hai già fatto? Il sì è perché l'hai fatto. Hai già disattivato. Ho provato di tutto. Oh mio Dio. Tutta una settimana, oh porca miseria. Allora, io da quando l'ho comprata un mese fa, Uomo Tigre, che praticamente quando metto, allora io pensavo che era il mio PC che era scarso, però ho visto in rete dei video che lo fanno con un i3 con 8 giga. Ah, l'hai reso ad Amazon? Perché non andava. Caspita, Uomo Tigre. Allora, il discorso è questo qua. Ho visto sti video che facevano con un i3 8 mega di RAM, ok?
la mia è un i7 con 16 mega. Il problema qual è? È che quando io metto l'immagine di OBS su OBS, difettato. Ma tu te lo fai, te l'hai fatto ridare un altro o l'hai ridato e basta? Vabbè, una domanda alla volta, perché sennò poi i ragazzi fanno fatica a scrivere. Cioè, l'hai ridato indietro che te ne arriva un altro o hai, ti sei fatto ridare i soldi e via? Perché la Elgato, da che sappia io, è una delle migliori marche che fa queste cose qua, proprio da streamer. Infatti io ho comprato quello. Ok, rimborso. Bella Zubituzzo! Un altro grandissimo, ragazzi! Iscrivetevi anche al canale di Zubituzzo TV, che è un grande Zubituzzo. Come stai, amico mio? Anche Zubituzzo fa Warzone e Gran Turismo, hai fatto il rimborso, uomo tigre. Perfetto. Grande Zubi. Allora, il problema che ho io invece, che magari anche Zubituzzo lo sa, perché anche lui streama di brutto. Ragazzi, io ho comprato, come diceva adesso uomo, tutto bene, grazie. Perfetto Zubi. Allora, il discorso che l'amico uomo tigre ha avuto problemi con il gatto, cioè praticamente non riusciva a far andare il video in uscita. Invece io ho un problema diverso, ragazzi. Quando io mando dentro, ho visto dei video che lo facevano con un i3 8 mega e non scattava. Quando io metto dentro il video, allora la webcam va benissimo, tutto va benissimo, le overlay vanno benissimo, tutto funziona. Quando metto dentro nella schermata principale infatti anch'io streamo dal PlayStation 5, non c'è problemi, infatti. Ti seguo, grande Loki, grandissimo. Grandissimo Loki. Loki è grandissimo, ragazzi, è troppo forte. Infatti devo farlo per forza entrare nella mia Marco Drums Game Racing Team. Loki è già dentro, ragazzi. Devo soltanto avere tempo di fare le grafiche per la sua macchina, perché Loki è veramente un ragazzo fortissimo, grandissimo. Grazie Loki che sei venuto e vieni sempre da Marco Trantiente, grandissimo. Però vedi che anche Loki va a vedere tutti gli amici. E niente, stavo dicendo, Zubi, anche se tu streami da PlayStation 5, che come io non hai nessun problema, PlayStation 5 è una figata assurda, per poterlo fare con OBS mi va a scatti il video. Ho provato di tutto, tirare giù il bitrate, le FPS, a far lavorare di meno il processore, più la scheda video, oppure togliere la scheda video, più il processore, e comunque scattucchia. Non è fluido l'immagine. Non so cosa fare, ragazzi. Oggi ho collegato il cavo Ethernet alla PlayStation 5, quindi io spero che voi riuscite a vedere meglio l'immagine, si veda meglio. Dovevi fare... Bene, un bravo ragazzo, guidare come si comporta, lo devi far entrare, un bravo ragazzo, sa guidare così, è molto importante che la scheda video, se... porca miseria, allora aspetta, è molto importante la scheda video, se sei da PC almeno ci vuole un RTX 1650, se vuoi passare il gioco, ok. Io non ne so molto perché ho una connessione bassa, non riesco a usare altro. Solo la PlayStation e ti fa benissimo così. No, Willis, davvero? E io ho il portatile, Willis. È un Acer che non ha una scheda video dedicata, te lo dico subito. È quella integrata negli Acer, quindi non so che schede video usino Acer. È un i7 con 16... giga di RAM e vabbè, il resto non è importante, insomma. Però è Intel e vedevo uno che diceva che non c'era problemi, quindi tu dici che con Elgato è quello il mio collo di bottiglia? La scheda video sarà del merda. 5 giga, io ne ho 45. 5 giga ti chiede per forza Streamlabs, ho capito. Sì, Zubituzzo è in grande, ragazzi, Infatti abbiamo giocato qualche volta insieme a Warzone e dobbiamo fare delle live Zubituzzo insieme, comunque, perché mi era piaciuta la live che abbiamo fatto insieme. Sì, bisogna fare le collaborazioni, ragazzi, con Willis, Zubituzzo, quando ci avete, siete liberi, una roba e un'altra, possiamo giocare insieme. Guardate che bella la tuta che mi ha fatto il mitico Sharder Design, ragazzi. Mamma mia, bravo Zubi, così mi piace, belle. A me Xbox andava in lag con...
concettola qualunque con certi giochi. Ah, non è una cosa piacevole da sentire. Quindi tu mi stai dicendo che il mio computer è troppo scarso? Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, amici miei, dai dai, fatelo subito, così lo vedo e vi ringrazio. 4 persone, arriviamo a 5.40, dai ragazzi, in 4, iscrivetevi oggi, fatemi sta cortesia di iscrivervi, 4 persone. Andiamo a comprare, ragazzi, rullo di tamburi. Zuvi, ho comprato quasi tutte le macchine del gioco. Ho sistemato il mio PC case nuovo. Ah, e da quando ho sistemato il PC non hai avuto problemi, quindi è proprio una questione di PC. Porca miseria. E vabbè. Ragazzi, senza rullo di tamburi ho comprato una F50 del 95. Ma stiamo scherzando? È bellissima. No, penso proprio che sia scarso invece, Willis. Ne ho provate di tutti i colori. È due mesi che sono dietro, Willis. Quindi ho dei limiti, penso a questo punto hardware sulla grafica, che non tiene e mi scatta. Scatta, l'immagine non è fluida. Allora, la telecamera va benissimo. Quando vado anche in live, perché ho provato le live su YouTube, guarda, ti posso... Aspetta, fammi vedere un secondo. Ti faccio vedere che ho fatto stamattina una live, ok? Ti faccio vedere, guarda. Io ti metto questa qui. Dopo ci sono scheda video senza dubbio, ma sono sicuro, amico mio. Sono sicuro perché a questo punto le ho provate tutte, ok? Allora, io ultimamente sto giocando poco a Gelfi, sto finendo tutti gli eventi disponibili, non so che fare. Ogni tanto accendo, faccio qualche tempo. Il problema, Zuvi, è quello lì. Il problema è quello lì, che quando a un certo punto si fa tante cose, dopo diventa un po'... Io ti dico la verità, sto comprando tutte le macchine, quindi il mio scopo è farmare, giocare in live per comprare tutte le macchine, quindi ho ancora uno scopo, ecco. Se non ti interessa farmare, far soldi per comprare le macchine, perché quelle più belle che hai, che ci credo che, come dici tu, che cade un po' la voglia, ecco. Guarda, vi faccio vedere un attimo, anche se magari è un po' noioso, è meglio giocare, però vi faccio vedere le macchine che ho comprato. Allora, come vedete mi mancano 2, 4, 6 macchine della Corea. La Francia le ho comprate tutte, amici miei, tutte le francesi. Me ne mancano 3, 4, 5, 6, 6 tedesche, ok? Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Le giapponesi, 1, 2, 3, 4, 4 giapponesi. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, grandissimi, benvenuti comunque, buon sabato pomeriggio a tutti. Le italiane, prima c'era un buco in più, adesso, dov'è quella nera? Dov'è la F50 che ho appena comprato? Ah no, aspetta, italiane, sì, ma dov'è, scusa, non ci sono le Ferrari? Oh, mi sta facendo arrabbiare. Enzo. Ciao amici e amiche di Twitch. Ma dov'è la F50? Ah no, perché è rossa. Anch'io ho un bel portatile di 7-8 GB di RAM. Una scheda video dedicata un po' datata. Se gioco solo è ok. Ma se streamo... Ok, va bene, grazie. Allora, 4 macchine italiane, poi ne abbiamo 3 del Regno Unito che ci mancano, 4 degli Stati Uniti, 4 degli Stati Uniti, troppe risorse chiede, e due della Polifoni, ragazzi, quindi tanta roba, allora io diciamo che c'è sempre meglio avere un PC di cazzo solo per lo stream e l'altro per giocare. Bravissimo, Zuvi. Magari uno un po' più scarso che streami e basta e con l'altro fai le cose. Sì, effettivamente avete ragione, ragazzi. Io ho chiesto a mio cugino, che lui streama Clan Legge Italica, e lui ha appena preso la 3080 e quella scheda, ragazzi, non è una bestia, è di più. È qualcosa di veramente assurdo. E effettivamente... Il computer è importante, a parte proprio la linea telefonica, ma anche il computer è importante. Oh, ma stiamo scherzando?
Io ho la RTX 3060, esatto, e costano un botto queste schede, ragazzi, eh. Allora, 33.000, la compriamo rossa questa qui, è un'altra storia, sì. Allora, prendiamo anche sta Hyundai che non useremo mai, tra l'altro sarebbe un onore, Willis, Zubituzzo, Zio Mario, Marco Dani, una mia streaming. Amico mio, basta sganciare i money. Basta sganciare 100 euro ciascuno, vedi che arriviamo subito. raga, io con 100 euro ci vado, e voi non lo so, ma io sicuramente con 100 euro vado subito in live, dal mitico Loki. Comunque Loki non c'è problema, le collaborazioni si fanno. Uè, Sharder, amico mio! Ragazzi, facciamo veramente un applauso, anche se non lo si sente, perché vabbè, posso farlo solo io. Al mitico Sharder che ha fatto una livrea pazzesca. Sharder, questa livrea la amo e la voglio anch'io. Eccola qua, ragazzi, guardate, guardate che li... Oh, ho sbagliato. Guardate, guardate che livrea. C'è il nostro amico Loki Sharder che sta sbavando dietro per una... No, sbavando no, dai, però vorrebbe anche lui una mega livrea tua. E lo facciamo entrare nel Marco Drums Game Racing Team, così può avere una livrea fatta dal mitico e il più bravo livreatore ufficiale di Gran Turismo 7, che è Sharder, l'amico Marco. Grande Sharder, guarda qui che roba. Giulia, hai messo, Lord, la NASA. Mamma mia, che macchina, che ogni macchina che fai. Guarda qui, Salento, Power By, bellissimo. Sharder Design, so, aggiungete il mio ID. Come nick di Twitch, gioco con tutti e non ho problemi. Poi siamo me più siamo, meglio è. Esatto, Zuvi, esatto. Dobbiamo farci anche qualche partitella a Warzone, Zuvi, perché tu vedo che sei proprio bravo a Warzone. Ciao, Sharder, grazie di questa livrea fighissima, di tutte le altre. Buona continuazione al matrimonio, ci vediamo domani per fare l'online. Se ci sei anche stasera, Sharder, ci vediamo stasera, se magari arrivi sul tardi. Se no, comunque, direttamente domani ci facciamo una partitella. Ok, amico mio, buona continuazione. Magna e magna l'impossibile, mi raccomando. Ai matrimoni si deve magna tanto. Ecco. E noi andiamo a provare la F50. Tra l'altro, sì, ragazzi, si può fare tutte le collaborazioni, tutte le live insieme tranquillamente, perché più siamo meglio è e più ci si diverte. Allora, la questione adesso, allora, di metterle multicam, anche grazie all'amico Willis che me l'ha detto anche lui, lo sapevo, ma avevo un po', sapete quella cosa come dire, ma no, dai, sì, è vero, però dai, no, sei bravo, ok, dai, tanto guarda, all'incirca lunedì e il venerdì faccio Warzone, quindi se non ci sei lunedì possiamo fare venerdì o viceversa, ogni tanto quando ci avete voglia, io sono sempre qua, ragazzi, a disposizione, quindi Loki ha mandato qualcosa, se gli hai mandato 100 euro a Loki devi mandarli anche a me, se stai parlando di quello, se non stai parlando di quello va bene. Allora, beh, 26.000, ragazzo, non credi di esagerare che vuoi 26.000 per una livrea? Penso che il ragazzo ha un po' esagerato. Oh, che sti 100 euro, Zuvi, Loki, devi mandarmi immediatamente anche me, forza, sei impazzito. Ah, la richiesta d'amicizia, ah, va bene. No, che cacchio. Grande. Se mi dai 100 euro, oh, io ti ho dato un po' di bit. Fammi vedere. Oh, grazie Willis. Tu sei un grande Willis, sei un grande. Arrivi sempre e mi dai bit, tu grandissimo. Grazie Willis, grandissimo. Dai, dobbiamo per forza fare una mega partitozza Willis, insieme a qualcosa. Non sono 100 euro, lo so, però sono bits, raga, oh, sono sordi, grazie mille. Devo andare a comprare il Fanatec prima o poi. Però adesso se c'è anche la storia del computer, non c'è mai, non si finisce mai Willis, guarda, davvero, guarda. Poi comincia la dichiarazione dei redditi, bisogna pagare le tasse, non si finisce mai. Questa qua era... Anche se forse la Ferrari
Ferrari nera è un po' un colpo al cuore, eh? Anche bit, ben accetto. Esatto, Zubi, è il gesto. Bravissimo, proprio questo. A me piacciono i gesti simbolici e comunque sono sordi, eh? Quindi grazie Zubi, grazie delle parole che sono quelle che penso assolutamente io, e grazie Willis che sei sempre un grande quando entri dentro. Questo vuole 24 lire, tu sei un pazzo. Stavamo parlando di soldi, questo mi vuole 24.000 per una livrea. Ma che sono scemo, eh. E sì, è vero, ragazzi, perché qua è veramente. Non so cosa stavo dicendo, è meglio che dire che dico veramente, piuttosto di far figure che non sapevo che cosa stavo dicendo. Ok, dai, andiamo a correre con sta macchina rossa, che secondo me le Ferrari devono essere rosse, assolutamente rosse. Poi vabbè, sono belle tutte, perché quando una macchina è bella anche se la comprate gialla fluorescente con i puntini gialli. A parte gli scherzi, ma ti devo pagare per la collaborazione perché non posso. Assolutamente no. Io scherzo, Loki non si paga niente a nessuno. Ci vorrebbe essere un nuovo aggiornamento a breve, speriamo almeno si possa. Oh, serio? Bello, non sapevo che c'era l'aggiornamento del gioco. Io ne ho un bel po' a doppie, sinceramente, ti dico la verità, qualche soldino farmelo così non sarebbe male, eh. Tra l'altro io devo trovare aspetta che mi pettino prima di partire, ci credo settimana prossima, qualche, sai che cosa? No, Loki, sto scherzando, io quando parlo di soldi scherzo, raga, cioè, nel senso, se vuoi mandarmi 100 euro va bene. Così poverino rimane in dubbio. No, non bisogna pagare niente a nessuno. Bisogna solo entrare, divertirsi e passare delle belle serate. Ok, Loki? Grande. Allora, vediamo un attimo dal dentro questa F50. Raga. Tanta roba, eh. Frena anche. Frena questa. Dai, ma che schifo. E frena anche la F50, amici miei. Vediamo se tiene la strada, se mi tiene la curva fuori. Io non credo, perché. Ciao amici e amiche di Twitch, scusate, sono andato un po' nell'erbetta. Benvenuti tutti e tutte, e mi raccomando, ha frenato un po' pochino. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale di Marco Transgris, ragazzi. Comunque state qua con noi che ci stiamo divertendo. Stiamo facendo un buon pomeriggio di macchine e una bella chat che stiamo parlando tra di noi, amici, ragazzi. Iscrivetevi ai loro canali rispettivi degli amici che ci sono dentro. Grande Willy con Among Us! Io ci giocavo con mio figlio, eh. Bellissimo. Io vado a farmi un paio di orette su Warzone, anche se oggi sarà dura perché ci saranno molti tryharder. Chi sono i tryharder? Scusa! Scusa, prima di andare via! Zuvi, dimmi chi sono i tryharder, se no mi rimarrà questa cosa qua impressa nel cervello. Così, chi sono i tryharder? O triader, boh, come si pronuncia, boh. Scrivimi solo per cortesia prima che te ne vai, chi sono sta gente? Ah, e come mai ci sono i fenomeni proprio oggi? Così, perché oggi è la giornata dei fenomeni o perché sabato di solito trovi dentro i. Comunque è bella sta Ferrari, ragazzi, eh. E secondo me è assettata bene. Assettata bene sta Ferrarina, viaggia anche, eh. Guarda qui la sesta. Ciao Zubituzzo, comunque è grandissimo, grazie che sei passato. E buona giocata a Warzone con i fenomeni oggi, eh? Che non sappiamo per quale. Perché magari 2 o 3 settimane. Ah, ok. E al fine settimana si scatenano proprio, diventano impazziscono. Te li ribecchi tutti. Ah, ho capito. Grazie Zubi della spiegazione di chi sono i tre hardware. Che se no mi rimaneva nel cervello, dopo devo andare su Google a vedere chi erano. Grazie Zubi, grazie del passaggio, che sei stato qua con noi, e buona live se fai la live, o buon gioco se non fai la live. Ciao amico mio, stammi bene. Dai, poi ci organizziamo e facciamo qualche bella collaboration insieme, qualche bella seratina
di gaming su Warzone, ok amico mio? Bella lì, ciao tu. Allora, ok, perfetto, 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 perfetto Zubi, grandissimo. Ciao, ciao, ciao Zubi, grazie mille, grazie del passaggio, ciao, buon sabato, buon sabato, ciao, ciao amico. Qui la si fa in terza, secondo me potevamo farla anche in quarta, raga. Collaborazione, il problema è che ci guadagna solo io, capisci? No, ma le collaborazioni, amico Loki, si fanno in questo modo. Allora, o sì. O si fa la collaborazione come ho fatto io ieri. Scusate, il colpo di tosse. Mi è entrato un moscerino che avevo il finestrino aperto. Allora, o le collaborazioni le si fa in questo modo, Loki, che si va ospite dell'altro. Quindi ieri sera, per dire, sono andato ospite dell'amico zio Mario, che ha inaugurato il suo canale dopo anni che era fermo, ma un sacco di gente, bravissimo. E quindi io sono andato da lui. Oh, Omo Tigre, grandissimo, grazie di essere passato, di aver chiacchierato con noi. Buona giornata, e quando vuoi sai che io sono qui, 3, 6, dalle 9 di sera in poi, e la domenica è uguale, ok? E tutte le sere dopo le 9. Ciao Omo Tigre, grazie mille. Tutte le volte che tu entrerai nella mia live, io canterò quella canzoncina nel mio cervello, perché ormai è così. Una sera per qualche garetta. Va benissimo, tanto io sono sempre online. Se mi vedi che non ho Gran Turismo, facciamo la sera dopo. Se no, quando sono dentro, basta chiedere e facciamo la lobby. Grandissimo uomo, dai. Grande uomo tigre. Quando vuoi, io ci sono per giocare con voi. Ok, raga? Senza problemi. L'unico impedimento è se il computer, sera, come l'altra sera con Loki, che non riuscivamo proprio a giocare insieme. E non so dirti perché. Ecco, l'unico impedimento è quello, perché se no, sinceramente, io gioco sempre con voi. Warzone va anche bene. Oh, va bene, va bene, dai. Allora, se magari facciamo una serata con Zubituzzo, vieni anche tu e poi vediamo se c'è Loki o qualcun altro, Lord. Possiamo fare anche una Warzonata, Dai, ci sta, ci sta. Va bene, uomo tigre, dai. Sempre a disposizione. Anche adesso che c'è King Kong e Godzilla, ho giocato con il grandissimo Morris l'altra sera, ci siamo divertiti un botto e eravamo partiti in quattro, poi dopo siamo rimasti io e lui, però abbiamo fatto un sacco di roba fichissima. Bello, bello, bello anche io, ragazzi. Mi raccomando di... Ok, grazie mille, buon proseguimento. Ciao, ciao Uomo Tigre, buon sabato anche a te, Ciao, ciao amico mio, buona serata, buona continuazione di giornata. Grazie per essere passato, grandissimo. Ciao, ciao, ciao. Fai un sacco di pubblicità, Uomo Tigre, mi raccomando. Un sacco di pubblicità al canale. Come ho detto prima per Giuseppe, quando vai a comprare a fare la spesa, proponi sempre, Ah sì, adesso te lo dico. Mi ero interrotto un attimo per salutare il grandissimo Uomo Tigre. No, allora, ragazzi, se volete andate a vedere il link che ho postato in questo momento, che è il gioco Multiversus della Warner Bros, che è uscito ieri in versione alfa. Se volete vedere com'è il gioco, che poi uscirà per tutti gratuito, andate subito a cliccare sul link e iscrivetevi al mio canale YouTube e guardatevi il gioco, Allora, ti stavo dicendo, Loki, le collaborazioni si possono fare in due modi. O vai ospite, quindi per dire, se noi siamo ospiti da te, veniamo da te, streami solo tu. E poi chiaramente, quando per ricambiare, andrai a streamare dagli altri, tu non streami, streamano loro. Questa è la collaborazione che si può fare in questo caso, no? Come ho fatto io ieri dal zio Mario, che sono andato io da lui, c'era la mia webcam da lui e streamava lui. Poi la prossima volta verrà da me, cioè si collabora in questo modo, no? Oppure le collaborazioni si fanno che si gioca insieme. Quindi io streamo, tu streami uguale, live doppia, si chiama, no? Si dice così, tutti e due streamano la stessa cosa. Se non si riesce a fare lo scambio di webcam, nella mia live si vedrà la mia webcam e la tua voce, nella tua live si vedrà magari solo la mia voce, e se non hai webcam si sente solo le voci mie e tua e basta, no?
e questa è una live doppia. Poi ci sono tanti altri modi che sinceramente non saprei neanche dirti. Si possono mettere anche più telecamere, eh? Non so, stai giocando con quattro persone, ognuno ha la webcam, con OBS e Discord si possono fare anche vedere tutte le persone che sono connesse, che stanno giocando con ognuna la propria webcam. Io ho fatto una prova, Willis, scusami Loki, che vi sto postando adesso, che si chiama prova 3, che ve la posto adesso sul canale se volete vederla, e poi mi dite nei commenti se vi piace come sto impostando le grafiche. Chiaramente tutte le icone che vedete sotto alla webcam poi spariranno, perché se faccio le icone fatte bene, animate, poi quelle icone di YouTube, Twitch o quelle lì, adesso le ho messe lì perché c'era un buco, e spariranno, o comunque se piace le lascio, poi insomma, poi vediamo. Però devo far funzionare bene queste cose. Adesso faccio ancora, penso, una mezz'oretta, 40 minuti di live, poi la interrompiamo, e non so se riesco ad andare avanti a fare la questione qui di OBS, eh. La Ferrari F50, ragazzi, è bellissima, eh? È bellissima. Andiamo un attimo a vedere se riusciamo a dargli anche un po' di gomma, un po' di qualcosa per fare, per farlo un po' a livello un po' più difficile, eh? E quindi, non so, se avete un attimo di tempo dopo, andate a vedervi il video e mi dite secondo voi com'è, se si vede a scatti il video, se è fluido, se si sente l'audio, anche perché l'audio fino a un pezzo di video non si sentiva niente, poi distorce, e forse verso la fine sono riuscito a mettere l'audio di per sentirmi dalla webcam, e però più o meno volevo fare così con la doppia webcam sul mio canale, e volevo fare una roba del genere, insomma. Allora, cioè, prima di tutto la facciamo diventare un po'... quanta roba c'è da comprare, ragazzi. Io non lo so se ho tutti i soldini per poter fare tutte queste cose, perché ragazzi i soldini servono sempre, servono per poterla... io non lo so se ho tutti i soldi, anche i carboceramici non c'erano, non c'aveva niente sta macchina. No, spendiamoli tutti, voglio fare una gara a livello difficile, e magari ci possiamo fare il Nürburgring con la Ferrari, possiamo farci... No, ho sbagliato ancora il cerchio. Ciao amici e amiche di Twitch, mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, amici miei, dai che arriviamo a 340 follower oggi, grandissimi. Allora, vediamo un attimo di non spendere, facciamo le gomme per forza. La frizione io la farei, perché è più veloce a cambiare le marce. Bilanciamento dei freni, vabbè, costa 1.500, possiamo anche prenderla. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Stiamo correndo un po' con la nuova F50 che è uscita, credo ieri. Compriamo tutto quello che possiamo, ragazzi. 21.000 non possiamo, e penso che c'è poco altro da fare adesso. È uscita ieri e l'ho comprata e la sto testando, e devo dire la verità che è una bella macchina, eh? Una bella macchina. Facciamo questo 6.000, e forse riusciamo a fare anche l'alesaggio, eh? L'alesaggio, siamo riusciti a fare l'alesaggio. Computer, l'albero cam, dobbiamo fare un po' di gare prima di prendere anche altre cose, vabbè. Proviamo a vedere se già riusciamo a vincere, se anche solo a Monza, eh? Riproviamo ancora a Monza, a difficile. Voglio vedere un attimo se riusciamo a... Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Corriamo un po', sabato pomeriggio, un po' di caldo, ma riusciamo lo stesso a fare. Guarda un po' la sorpresina in vetrina, è vero, hai ragione. Allora, me lo ricordi appena finisco la gara? Loki, me lo ricordi? Finisco questa, facciamo vedere il replay e vado nella... Perché sai che mi dimentico io, amico mio? Non è che lo faccio apposta. me lo ricordi che andiamo, eh? Che vado subito a vederla. Willis in live, mitico. Allora, vediamo un attimo se effettivamente frena...
con i carboceramici. Grande Loki, grande. A me sembra che frena abbastanza, frena parecchio. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti al canale di Marco Drums. Passiamo un sabato insieme. Incredibile, raga, incredibile. Allora, perché mi è andata fuori così? Devo capire se è una questione che non mi tiene la strada o se ho sbagliato io andare su il terriccio, sul pratino, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Gran Turismo 7, Marco Drums Games. C'è nel frena. Quelli carboceramici li devi far scaldare. Sì, i carboceramici sono assurdi, Frenano solo quando sono in temperatura, se sono freddi. Ma io credo che è uscita qua perché mi hanno toccato dentro, ti dico la verità, perché vedi che tiene bene la strada, è una bestia. Scusate, no, sono abituato a frenare a 150, ma non si può frenare con tutte le macchine a 150. Poi quella lì è una Huracan che abbiamo davanti, quella di fianco l'ho buttata fuori, quindi vediamo un attimo se possiamo prenderlo in terza un po' bassa, insomma in terza un po' bassa, però è una bella bestiolina, devo dire la verità, stiamo correndo a difficile adesso. No, frena, devo frenare un po' prima e prenderla in terza, vediamo il secondo giro se mi ricordo. Bellissima Ferrari F50, ragazzi, c'ha dei bei cavallozzi dietro, devo dire, di motore, non scherzo neanche un po' a cavalli. Allora, non esageriamo, prendiamo 200. Ok che i carboceramici, ma come dice il mitico Loki, bisogna anche scaldarli un po', Qui mancano le sospensioni, però, Non sono riuscito a comprare le sospensioni rigide, perché sono un po' morbide, le vedo che quando cambia la marcia anche la macchina sale un po', scende. Allora, 200 qua, Vabbè, di seconda per forza di seconda, ok. Vai. Vai, 150, andiamo di terza alla Scari, sì, assolutamente sì, un po' di cordolo, credo che la si può guidare bene anche al Nürburgring, voi cosa ne dite? Non lo so, ho questa impressione che questa macchina... Questa Ferrari F50 vada bene al Nürburgring o all'Alemann, no, forse all'Alemann no. Voglio provarla al Nürburgring. Ah, ma quanti giri è? 3. Voglio provarla al Nürburgring, amici. A vedere un attimo al Nürburgring Nordschleife come si comporta. Secondo me anche il cambio ho fatto bene a mettere la frizione, eh?
anche frenare un po' dopo i 200, sinceramente. Vai, vai, a metà curva si apre tutto. Posso farla anche un po' più veloce questa qua, eh? Posso farla anche un po' più velocina. Vediamo adesso se riesco a prendere pian pianino, sempre un pelino in più. Caspita, raga! Erba, taglia erba drums. Ho preso un po' troppo velocina, eh? Un po' troppo velocina quella lì, raga. Ah, dai che abbiamo vinto easy con questa bella macchinetta, eh? F50 amici, F50. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi anche nel canale YouTube, che ho portato il video ieri notte fresco. Sono stato su fino alla 1 di notte, ragazzi, per farvi il video di Multiversus della Warner Bros, eh? Il gioco di picchiaduro con i personaggi tipo Steven Universe, Taz, Wonder Woman, così, eh? Mi raccomando, andate a vedere sul mio canale YouTube, che ho fatto un video di ghiotto, eh? Andiamo a vedere questa mega F50, ragazzi. A difficile e non è neanche full, non ho comprato tutto, manca ancora un po' di cosettine per poterle lavorare, ma devo dire che è proprio una bella macchina. Tiene assettata, tiene bene, frena, apre, che è un piacere, e quindi tanta roba. Qui non avevo ancora preso un attimo di mestichezza col freno, e infatti poveraccio, quello là gli sono andato addosso. Chiaramente andandogli addosso la tiri lunga, ti stai dimenticando una cosa. Cosa amico mio? Cosa? Dimmi tutto, scrivilo più che altro, perché io mi dimentico tutto, amico mio. Eccola là, la curvetta, bella strettina, apri, dai gas drums, bella l'angolo. Si stringe, si dà gas. Che bello rumorino della Ferrari, eh? Anche la Huracan, ragazzi, tanta roba. No, non dirmelo, adesso vado a vedere. Non dirmelo, Loki! Adesso ci vado. Finiamo un pezzettino di replay, tanto vabbè, sono 3 giri così. Arriviamo al traguardo. Allora, la versione cinematografica di questo gioco a me piace tantissimo, raga, perché fa vedere veramente le macchine in inquadrature veramente belle, sì. Che sbandata di gas! Quella è una sbandata di gas. Ragazzi, la F50 è bellissima. E io volevo fare una cosa fighissima. Vediamo un attimo se c'è un'inquadratura strafighissima di questa macchina. Adesso quando cambia, magari. Vediamo qui in piena curva. No, penso che l'inquadratura, quella bella, ce l'abbiamo di qua. Cosa ne dite? Oppure fammi vedere adesso quando faccio, dai cambiami inquadratura. Madonna, ragazzi, che meraviglia questa F50, che meraviglia. No ragazzi, scusatemi, ma qua devo, no, ho sbagliato, devo per forza fare una foto, amico. Scusate, ma questa macchina è veramente bella. Un capolavoro. Allora, foto di gara. Sì, facciamo la foto, amico mio. Anche da dietro, guarda che roba. Mamma mia, che spettacolo. Allora, preparazione della foto. Io direi di fare così. Anche se a Monza non è in salita.
Io farei così, vedere anche un po' che c'è dietro una Lambo, eh? No, 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 chi se ne frega della Lambo? Mamma, che meraviglia, amici e amiche, che spettacolo! Vai di foto! Iscrivetevi al canale di Marco Drums Games Channel, amici miei, eh? Mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando. Che meraviglia, ragazzi! Sembrano foto reali, ok? Sembrano foto reali. Allora, scriviamo Ferrari. F50, eh? No, scriviamo Ferrari, rispetto. Ferrari F50. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, amici miei? Buon sabato pomeriggio, eh? Marco Drums Games Channel. Oh, non ci sta Channel. Va bene, Marco Drums Games. Allora, poi ci facciamo un po' di pubblicità. Follow me on Twitch, Marco Drums Games Channel. Ok. Perfectos. Allora, qui scriviamo Ferrari come tag, eh? Ferrari, Marco Drums, che così almeno mi potete cercare e vedere anche le livree, eh? Marco Drums, Ferrari F50. Monza farei, Monza. Ok, condividiamo, amici miei. Andiamo a vedere che cos'è la sorpresa del mitico Loki, eh? Che cosa ci ha combinato, che video o che cosa ha fatto. Dai, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Perché prima pensavo che aveva fatto con la mia livrea, invece l'ha fatta con quella di Shard, eh? Quella di Shard. Dai. Andiamo un attimo a vedere che cosa ci ha fatto vedere. Allora, andiamo su vetrina. Ah, che bella giornata, ragazzi. Sono un po' stanchino, eh. Vetrina, vetrina. Che bella che sta F50. Voglio andare a girare a Monza. Allora, per il mio amico Drums. È questa? Credo proprio di sì, eh. Ah, Repubblica, che facciamo pubblicità. Mitico. Grandissimo. Oh, mitico, grazie mille. Ok, ga senza R, ci sta. Ok, andiamo a vedere il mega replay. Penso che hai fatto una mega derapata, eh? Vediamo, vediamola, Loki. Vediamo la mega derapata di Loki, ragazzi, eh? Vediamo la live da Marco Drums Games, grande. Mi sa che se questa la macchina che usi di più per il drift, amico Loki, bisogna fartela qui la livrea a te, eh? Marco Drums Games Channel è la livrea della tua e del tuo canale Twitch. Grande, grande, che bella. Mi piacciono, il fumo. È questa la macchina che ti piace? Ti piace di più? La Subarozza? E vai, e fai fumo, grandissimo. Sentilo come sgasa. Questa è una figata, eh? Questa è una figata. Bisogna dire al mitico Sharder che macchina è, che potete fare una mega livrea. Grande, grande, grande. Bella lì, raga. Allora andiamo a correre adesso, dopo che finiamo il replay del mitico Loki, a Nürburgring con la Ferrari F50. Sono curioso di vedere come si comporta. Bella. Bellissima. Vediamo un attimo. Come ha sparato. Anche sulla NSX. No, mi dispiace. Allora, sulla NSX, amico mio, avrai quella del Marco Drums Game Racing Team, che sono tutte uguali, cambia solo il nome tuo. E quindi quella è una cosa. Quella non penso ci metta tanto l'amico Sharder a farla, perché penso che ha già un campione, poi cambia il nome e basta. Questa è la tua livrea, è una cosa diversa, sono due cose separate, eh? Perché sei bravo, sei sempre sul canale, mi segui, mi piace molto che vieni dentro da noi. Ti ringrazio Loki e vedo anche che fai pubblicità e fai tante cose per il mio canale, quindi
diciamo che la livrea, questa qui tua, è tua, e quell'altra invece per correre insieme è un'altra cosa, eh? Grandissimo. Spero di farti felice dicendoti che prima o poi arriveranno due livree tutte per te, eh? Grande, grande, grande. Chiaramente fatte dall'amico Shard, che è il più bravo livreatore di Gran Turismo del pianeta, raga. Che bella botta! Te la fai retromarcia. ci sta di brutto. Bellissima. Guarda quanto bel fumino, fumello. Bella lì, grande, grande, grande l'occhio. E vai, un'altra bella sgommatina. Grandissimo. Dobbiamo appazientare. Dobbiamo appazientare l'occhio, ma vedrai che prima o poi arrivano. Mi raccomando sempre di seguire il canale, sempre di fare pubblicità, ok? Più gente entra, più cose fighe facciamo. Bella, bella, bella. Il mitico. Vedi che io vado a commentare anche tutti gli amici, eh? Questo qui è il mitico Phil. Guarda che bella costa. È bella anche questa qua di Costantino, eh? Poi tra l'altro Costantino ne fa un botto, eh? Ci sta, ci sta. Questa qua la metto anche io nella raccolta, sinceramente. Ci sta, bravo Costa. Vediamo questa. Mamma mia, guardate la macchina di Lord. Che roba incredibile, ragazzi. Che roba incredibile. Vabbè, ma poca roba, poca roba. Grandissimo, grandissimo. Guardate la tuta di Marco Drums Games. Bellissima, bellissima. Questa è quando corro con la Honda, eh? Quando in teoria dovrei cambiarla con quell'altra, ma non c'ho mai la testa di cambiarla. Bella lì. Dai, andiamo a correre immediatamente con la F50. Ho preso qualche soldo? Assolutamente no. Facciamo una cosa del genere, perché sinceramente... Ma che cos'è che sto facendo, Marco? Perché sinceramente non so, no, no, facciamola difficile, basta, vediamo quanto arriviamo avanti al Nürburgring, Nordschleife con una Ferrari come questa qui, ma difficile, dai, proviamo, sono proprio curioso di vedere come va, raga. Allora, andiamo con la visuale muso, eh? Perché diciamo che è la migliore secondo me. Diciamo che qui l'unica cosa che mancano sono le sospensioni, raga. Sospensioni le sento proprio che... Che mi va un po' a destra e a sinistra. Qui ho usato il cordolo. Che bestia che è sta macchina. Le velocità sono più basse rispetto agli altri bolidi e quindi si riesce. Oh, scusami, scusami, non volevo KTM. Quindi è più gestibile. Le altre, la pista arriva talmente tanto veloce che è veramente a volte quasi ingestibile la velocità in base alla pista stretta, eh? Devo dire la verità. Oh! Saltarella! Oh! Ecco, qua non ha tenuto dentro, eh? Qui non mi ha tenuto dentro, vabbè. Vabbè, ci sta, ci sta. Ci sta un errore. Ecco che mi sono venuti addosso. Grazie, eh? Anche te, eh? Beh, è un errore che ho fatto fare io, dai. Gli ridiamo la posizione? Vai! Bagar, bagar! Gli abbiamo ridato la posizione, ragazzi, perché l'ho buttati fuori io, eh! Frena un attimino in più, macchinina! Dai! Raga! Il Porsche 911 GT3, Nürburgrino Loki! Il Nürburgrino ci sta sempre! Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi! Dai che ci facciamo il Nürburgrino, ci facciamo un'altra corrida da un'altra parte e ci salutiamo per oggi pome. Provo ad andare a vedere se riesco ancora a far funzionare l'OBS e ci vediamo stasera alle 9, ragazzi, eh!
Devo far correre Carla con questa F50, eh? Bisogna, diciamo la verità, fare un po' di mettergli le sospensioni sicuramente, ma vi devo dire la verità che viaggia veramente bene. Un assetto su questa macchina diventa veramente una cosa tosta. Allora, era già uscita in realtà questa macchina tra le macchine che si possono comprare, eh? Ah, grande Loki, grande, fai pubblicità, mitico. sì, c'è anche il casco, è un po' più indietro, l'ha fatto prima della tuta, perché di tutte ce ne sono due, eh? C'è quello di Marco Drums Games e basta, e quello della Nissan, della Honda NSX. Quindi dovresti trovare il casco un po' più indietro negli eventi, no? Aia. Qui mi sembra di ricordare che è la patente. Ok, ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Marco Dance Game, sabato pomeriggio, le ultime garette, siamo al Nürburgerino, al Nürburgering, Nürburger Nordschleife, con la Ferrari F50 che io non avevo comprato l'altra volta che era uscita tra le auto leggendarie, e quindi non ce l'avevo, non l'ho mai provata. Avevo provato l'F40 che è una bestia, è veramente bellissima anche l'F40, caspita, scusate che ho sbagliato, scusate. Però la F50 non l'avevo ancora comprata, guardate che bella, non l'avevo ancora comprata la F50, l'ho comprata oggi, è una bestia, tiene la strada tantissimo. Qui era il punto dove si deve fare la patente con la Mercedes Verdi, eh? Che è veramente tosto fare oro, sinceramente. E invece, come si dice ragazzi, e praticamente è difficile fare le cose oro e le patenti. Tra l'altro me ne manca una, che è quella che... Attenta, non chiudere. Un caffè, sì, grazie. E come si dice? Un po' di caro buon vecchio drift. Vediamola dal dentro, dai. Si fa un po' fatica a vedere la strada, vi dico la verità, eh? Oh, com'è saltata qui. C'ha un sacco di cavalli sta macchina, eh? C'ha un sacco di potenza. Però devo dire la verità che tiene anche bene la strada, quindi non è solo potenza e basta. Ci sono certe macchine che hanno solo potenza e non si riesce a gestirla. Sì, però ci sono dei punti, Marco, che se magari freni un po' prima, la pista non ha colpa, la macchina non ha colpa, di solo frenare tu. Ah sì, qui la seconda parte. Comunque da dentro certe macchine si fa una gran bella fatica, eh. A me piace questa visuale qua. Comunque... Sì, gli ho già detto in realtà, e aveva già detto di sì, però devi avere solo un po' di pazienza, Loki, che una è la NSX, l'altra è quella lì, sì, dopo quando avrà il tempo di farla, mi dici giusto la macchina, ok, che macchina è, perché lui può fare il livrea solo se ha la macchina, perché se per caso non ce l'ha deve andare a comprare la posta, quindi ulteriore tempo per, figurati amico mio. Il minimo per tutto il supporto che mi dai, sinceramente. Oh! Scusate raga! Cosa succede? Non ci credo! Marco Drums ha volato con una Ferrari F50. Voglio vedere il replay. Non mi era mai capitato sta cosa, ragazzi. Allora, ha un po' l'effetto che quando si stacca
effetto aereo, aereo, aeroplano, aeroplano, dove vai, perché non vai, perché non tornerai. L'ho disfatta un po'. Scusami, scusami vivamente Ferrari, Ferrarina mia. Vedi il casco com'è? Marco Drums Games, Sharder, mitico Loki. C'è anche questo casco qua. Oh, io voglio vedere ragazzi un breve video. Poi dopo farei una gara Trial Mountain sempre con la PF50 e ci vediamo stasera, eh? Sì, dai, facciamo un... Qui adesso vediamo un pezzettino, poi tiro un po' avanti. Ok, si chiama BRZ. Ah, la BRZ, la Subaru, da drift. Ok, ok, ok. Sì, sì, io le ho comprate tutte. Dopo glielo dico. Adesso è a un matrimonio, di certo non si mette a guardare WhatsApp, però quando la prima volta che lo vedo glielo dico. Sì, sì, la BRZ è su Barozza. Bella lì. Ecco che arriva. Oh, ah, ma ho sbagliato a cliccare. Che me frega a me? Dov'è Marco Drums? Eccolo qua. Tutti i bei sorpassi. Oh, qui l'ho appena toccato dentro, eh. Scusami. Ah, qui era il punto dove ho sbagliato, se non sbaglio. Perché ho fatto quel dritto. Ma si impenna. Guardala, guardala come si impenna. Ah, aspetta, aspetta, vado per avanti. No, perché sbaglio? No, un giro no, è troppo. Aspetta. Ok. Dai, vediamo, ma ancora è sbagliato, ma vediamo un pezzettino della finale, andiamo a farci un giro a Trial Mountain e ci vediamo stasera a ore 21 circa, perché devo fare la pizza io, quindi il tempo di mettermi a farla, mangiarla e passare un po' di tempo in famiglia, poi ci sono ancora con voi, raga. Troppo forte. Guarda qui, guarda qui. Incredibile. Ciao, zio Mario, grandissimo. Guarda che cosa ho combinato. Stai pranzando. Mamma mia. Io tra un po' faccio la cena. Grande zio Mario. Guarda, guarda cosa ti combina Marco Drums. Guarda! Mio Dio! Guarda, guarda! Mio Dio, bellissimo! Vai, vai, spara! Come mai, come mai? Come mai dritti così bene? Bellissima, ragazzi! Ma non si può salvare un pezzettino? Patenti classe S, mi dicono. Ah, hai capito. Opzioni replay. No, salviamo replay. No. Opzioni. Ma perché sbagli, Drum? Ma perché sbagli? Devi andare su 10. Ok, vediamo un attimo. Grazie, 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 mamma. Voglio allora, qui in teoria è una curva normalissima che si fa a fuoco, ma c'è un trucco per farla distare anche fuori dalle prove della palla. Ah, hai capito, grandissimo. Che trucchetto è? Tipo accelera frena di brutto? No, ma perché mi ha cambiato visuale? Non me l'aveva mai cambiata prima. Non mi devi cambiare la visuale. Perché mi ha cambiato la visuale? Gioco! Il pezzo è bello dritto, raga, eh? E niente. E lui ha deciso di cambiarmi la visuale.
4 slash 0 con l'assetto auto riesco a fare la drift. Grande, grande Loki. Dai, poi quando faremo qualche gara di drift mi fai vedere, eh? Volare. Ma riesco a driftare anche con le altre armi. Bello, bravo, bravo. Mi piace questa voglia di driftare. Volare, ho segnato. Follow me on Twitch, Marco Drums Games Channel. Facciamoci un po' di publi. Allora, facciamo Ferrari, il tag. Poi facciamo Nürburgring. E poi facciamo Marco Drums. Così se volete cercare i replay e queste foto di buffe e divertenti, potete farlo tranquillamente. Andiamo a farci l'ultima trial mountain, che è quella che di solito faccio, con un bel cafferino, ragazzi, perché è sabato pomeriggio, un bel cafferino caldo che scalda proprio le ossa, ci sta. Aspetta, fammi vedere Loki. Bevi e vai, eccolo qua, grande Loki. Ecco qua, bevo il cafferino, eh. Diciamo che hai fatto 7-8 bevi, quindi praticamente ogni volta è come se faccio una bevuta, eh. Bellissima, bellissima. La F50 è veramente bella, ragazzi, eh? E voglio farmi un'altra garetta. Secondo me si riesce a fare benissimo il campionato quello che si guadagna un milione rotti. Sì. Secondo me sì, che è praticamente questo, raga. Vediamo un attimo. Che sono 2, 4, 5 gare. Secondo me dovrei provare a farlo, sinceramente, perché secondo me si riesce a fare un qualche bella cosa. Loki ha riscattato Bevi. Grande Loki! Allora, andiamo a fare la Trial Mountain, a Dragon Trail, scusate, in Croazia, che è una pista che a me piace di brutto, che ci giochiamo spesso, e andiamo a farla a difficile. Dai. Mentre Olly è qui di fianco a me che dorme. Grandi ragazzi, mitici tutti. Buon sabato pome a tutti. Andiamo di seconda, la Ferrarina trazione posteriore, col gommazzo da 325, da 350 mi sembra, raga, e davanti è 245-265. Adesso dovrei andare a vedere bene le gommature, ma dovrebbe essere una roba del genere, eh? O 400 anche dietro, non lo so. È tanta roba, le gomme. Madonna, ma me li mangio! Me li mangio vivi questi qua. Non c'è proprio competizione. Certo che vabbè, la BRZ e la. Ciao Nello! Ti va di fare due chiacchiere in patria. Amico mio, adesso stacco. Però se ci sei stasera, ci facciamo due chiacchiere in patria e ci possiamo fare anche una corsetta. Eh? Adesso proprio guarda, finisco questi due giri e stacco. Perché uno devo andare a farmare un po', l'altro voglio vedere in OBS se riesco a farlo, terzo devo fare la pizza, devo impastare la pizza e prepararla questa sera, se no non si mangia niente. Tante ore stai in live. Stasera? Intendi stasera o in generale, Nello? Ma di solito dalle 3 alle 6, però stacco anche le 5 e mezzo. La sera faccio dalle 9, stasera è sabato, giusto? Fino a 11 mezzanotte senza problemi, però la vedo, insomma, se alle 11 sono stanco, abbiamo già fatto due o tre gare online e o magari non c'è tanta gente, che qualcuno esce dalla chat, dalla live, così stacco un po' prima, però normalmente diciamo 9-11, alla sera è sempre 9-11 e il sabato e la domenica pomeriggio, no, no, il sabato e la domenica pomeriggio invece faccio dalle 3 alle 6. Però è tutto variabile, in base a, appunto, come ti dicevo, la gente, a se mi diverto, se c'è le cose da fare. Loki, tu sei online.
E credo che ti stia dicendo adesso Loki, il grandissimo anello. Diciamo che io ho 5 minuti e stacco. E ci vediamo stasera, ragazzi. Mi raccomando, mi raccomando. Loki c'è, Nello. Dai, facciamo due giri, poi vi saluto e andate a farvi una mega partata insieme, eh? Grandissimo. Ci salutiamo. Entrate in party a scorazzare. Comunque è tanta roba sta macchina, eh? Di quarta si riesce a tenere dentro questa senza neanche sì Nello Z87, grande. Ma Nello, tu me l'avevi mandata la richiesta d'amicizia, così si riesce anche a giocare insieme, eh? Se no fallo. Allora Nello, fammi sta cortesia, cercami come Marco Drums e basta, senza games, senza niente. Marco Drums in PSN, ok? Ho il mio emblema del drago non arrabbiato, il drago normale, non riesco a mandartela, dopo mi dimentico sicuramente. Se me la mandi adesso, in questo momento, io te l'accetto subito, così non mi dimentico. Ho già l'applicazione aperta, mandamela, cerchi, basta che mi cerchi anche con l'applicazione della PlayStation, o se sei sulla Play cerchi Marco Drums, tutto in minuscolo, Marco Drums, e c'ho il drago, oppure ti farà vedere l'immagine del mondo di Little Big Planet. Ho l'immagine del mondo, perché chiaramente noi viviamo in un mondo fantastico, ragazzi. E Little Big Planet è un gioco meraviglioso, ho fatto veramente... Ecco, forse è arrivato adesso, Fammi vedere un attimo. Sì, l'ho ricevuta. No, scusami, perché sennò non faccio tempo a ricordarmi dopo delle cose che devo fare. Devo fare già 100.000 cose e non mi ricordo già cosa devo fare. Faccio un po' di farming adesso, ragazzi, così non vi annoio in live, perché voglio comprare la Playmoth, l'altra macchina che c'è nelle leggendarie. Io voglio comprare tutte le macchine del gioco, siamo veramente a buon punto, neanche forse una quindicina, una ventina, e abbiamo praticamente Marco Drums Games gli ha comprate tutte le macchine del garage, quindi poi una volta che ci sono tutte le macchine, sinceramente, o usciranno aggiornamenti con macchine nuove, perché sennò ho comprato tutte le macchine del gioco ed è la prima volta nella mia vita, perché anche negli altri Gran Turismo non sono mai riuscito a comprare effettivamente tutte le macchine del gioco, Bella lì! Ci guardiamo il replay intanto che accetto l'amicizia. Mi raccomando, amici, di farmi pubblicità ai vostri amici, parenti, se andate a scuola o al lavoro, così più cresciamo, più siamo tanti, meglio è. Mancano 4 persone ad arrivare a 540, dai. Grazie alla compagnia per la sua disponibilità di andare a Shard da parte mia. Certo Loki, grandissimo. Io vi abbandono con il replay della F50, vi ringrazio di essere stati con me. Ciao Loki, ciao a tutti quanti, Anello, a Pirituzzo, a Zio Mario, a tutti ragazzi. A Sharder, che è entrato anche solo per 5 minuti mentre era al matrimonio per salutarci, grandissimi, siete veramente, vi adoro, siete una chat incredibile del mio canale, e grazie a voi che stiamo crescendo così bene, così divertendoci, ecco, ci stiamo crescendo di... scusa Nissan, no è la Corvette quella lì, scusami Corvette, che ti ho dato una spinterella, sono centinaia di migliaia di euro di danni con queste macchine qui, ragazzi. Aspetta che ti accetto l'amicizia, sennò poi mi dimentico ancora, vedi che non lo faccio apposta, ma... Ok. Nello. Ok. Grande Loki, grandissimo. Fai pubblicità. Ciao Nello, ciao Loki. Buon party per voi due che andate dentro adesso a chiacchierare e a divertirci.
Io ci sono stasera alle 21. Ciao ragazzi, ciao ragazzi, è stata una bella live, è stata una bella giornata insieme, un bel sabato. Ci vediamo stasera alle ore 21, ok? Quindi grazie di tutto, ciao mitici, a presto, ok? A stasera, ciao 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 ragazzi. Stasera, oh, esatto, per la lobby, e stasera correrà anche Carla, quindi ci vediamo stasera, ciao amici miei, ciao 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 ciao.